milioni di disoccupati. La gente, i nostri vecchi vanno nei cassonetti per mangiare, questi qui... Siamo a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, e questa è un'ex caserma NATO che molto probabilmente diventerà il prossimo centro di smistamento profughi dell'intero territorio provinciale. Un hub per tutto il territorio padovano, un centro di raccolta e identificazione dei profughi prima dello smistamento, e i cittadini non ci stanno. Una lì, c'è una base riempita di quelli lì. Adesso vogliono portare quei ragazzi, abbiamo anche noi il diritto di vivere. Non siamo delle bestie. Ci chiudono dentro casa e ci tocca anche mettere l'inferriata perché abbiamo paura. Uniti in un comitato, i residenti di Bagnoli protestano. La paura è che centinaia di immigrati possano arrivare da un momento all'altro. Per questo organizzano anche controlli notturni davanti all'ex caserma. Azioni pacifiche di protesta per arrivare comunque ad ostacolare l'ingresso. Da Bagnoli a Teolo, qui questo grande albergo verrà ristrutturato per ospitare, pare, quasi 500 profughi. L'intera zona termale che ruota intorno ad Abano Terme è in fibrillazione. Commercianti e albergatori temono ricadute sul turismo. E il tipo di pubblicità che ne avremmo non farebbe che arrecarci danno e rendere ancora più complicata la nostra capacità di attirare qui turisti e risorse da tutta Europa. Una struttura con oltre 100 camere e tutti comfort. In queste immagini girate con un cellulare si vedono benissimo due piscine scoperte e una all'interno. Un soggiorno, insomma, a 5 stelle.